entrambi i lati e richiede un'estrema precisione. La stampa del recto della banconota e quella del verso sono allineate con esattezza micrometrica. Questa precisione appare evidente osservando il foglio in controluce. I segmenti di linea rossi e verdi si congiungono per formare una croce svizzera. Con procedimento serigrafico, le banconote sono dotate sul verso di una banda brillante. Questa conferisce più stabilità al biglietto. Con l'applicazione della pellicola trasparente viene apportato un altro elemento, la striscia di sicurezza. La striscia di sicurezza è applicata sulla carta mediante pressione a caldo. Essa è costituita da vari strati e contiene, fra l'altro, cifre rosse e verdi. In superficie sono osservabili le Alpi, un microtesto e la cifra 50. Con un secondo procedimento serigrafico, in tutte le sei banconote della nuova serie è integrato un globo luccicante. A seconda dell'angolo di osservazione, mutano l'immagine e il colore. Tale effetto è ottenuto impiegando inchiostro con pigmenti magnetici. Questi sono orientati mediante un campo magnetico. Inclinando lateralmente la banconota, sul globo appare un arco dorato. Uno dei più importanti passaggi è la stampa calcografica. Le parti incise dalla lastra sono impregnate con i diversi inchiostri. L'impressione avviene su entrambe le facce della banconota. Mediante un'enorme pressione ad alta temperatura, l'inchiostro viene trasferito sulla carta, creando così una struttura in leggero rilievo, percepibile al tatto. L'unità di microperforazione aggiunge alla banconota un ulteriore elemento di sicurezza. Un potente laser produce piccolissimi fori nella carta stampata. Ponendo il biglietto davanti a una sorgente di luce, i microfori appaiono ben visibili. Essi formano una croce svizzera. L'unità di numerazione imprime sul verso della banconota il numero di serie, composto da 10 caratteri. Su ciascun biglietto è impressa una combinazione di cifre e lettere con procedimento tipografico. Speciali dispositivi assicurano una numerazione progressiva. In tal modo, ogni banconota diventa unica ed è quindi facilmente identificabile. La laccatura è l'ultima tappa del processo di stampa. Entrambi i lati sono ricoperti da un sottile strato di vernice che conferisce alla banconota una lucentezza satinata. Questo procedimento protegge la banconota finita dallo sporco e la rende più resistente all'usura. Nell'impianto di taglio, i fogli sono tranciati nel senso della lunghezza e della larghezza per ottenere le banconote finite. L'ultima operazione è la verifica. Le banconote vengono esaminate nei minimi dettagli. Alla straordinaria velocità di 40 biglietti al secondo, sono controllate grafica, qualità della stampa ed elementi di sicurezza. Confezionate in mazzette di 1000 unità, le banconote finite sono ora pronte per l'impiego.